Buongiorno a tutte e a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata di Good Morning Lisbona. Oggi sono in compagnia di Maria Fedele, una volontaria che è alla quinta GMG ed è originaria di Reggio Calabria, della diocesi di Reggio Calabria, esattamente di Bagnara Calabra. Ciao Maria, ben trovata. Ciao Don Davide, buongiorno a tutti. Come stai innanzitutto? Bene, bene, grazie. Da quanto tempo sei qui a Lisbona? Abbiamo un po' percorso tutta la prima settimana preparatoria, quindi adesso la seconda settimana di permanenza a Lisbona. Ok, Maria è veramente una veterana delle giornate mondiali per la gioventù, ha collaborato anche con l'ufficio di pastorale giovanile della nostra diocesi, della diocesi di Reggio Calabria. E Maria, con te vorrei fare un attimino il punto della situazione su questa GMG, ma anche collocarla all'interno del cammino delle GMG che la Chiesa Cattolica propone ai giovani ormai da diversi decenni. Innanzitutto, tu la prima GMG che hai frequentato è stata quella di Colonia. Colonia, sì, esatto. Nel 2005. Vorrei chiederti, innanzitutto, come hai deciso di partecipare per la prima volta a quella GMG? Allora sì, nel 2005 io ero appena 17enne e sentì l'impulso di partecipare alla giornata mondiale della gioventù a Colonia, in realtà molto prima, durante la giornata mondiale della gioventù che è stata celebrata a Roma nel 2000. Io ero chiaramente ancora una ragazzina e non potei partire, ma la seguì da casa perché partì mio fratello. E quindi mentre eravamo a casa sul divano in salotto con i miei genitori che la seguivano, con l'altro mio fratello disse a mia madre: la prossima io dovrò partire, vorrò essere lì perché voglio anche io partecipare a, come dire, a questo richiamo, a questo invito che il Papa fa ad ogni giovane da tutto il mondo. La successiva ero ancora troppo piccola per andare a Toronto, quando è stata annunciata la giornata mondiale della gioventù a Colonia in Germania dissi io partirò, quindi lo dissi già 3 anni prima nel 2002 e poi così è stato. C'è stato, diciamo, anche da questo punto di vista l'impulso e l'invito da parte del mio parroco Don Sarino Pietro Paolo, al quale dedico anche un pensiero e in questi giorni lo porto con me nelle mie preghiere, perché so quanto teneva a questa iniziativa e quanto ha spinto molti di noi giovani a partire, perché lo considerava appunto uno spazio di conversione e di incontro importante con il Signore. Sì, assolutamente sì, condivido il tuo ricordo di Don Sarino, che è sempre stato durante la sua esperienza di parroco molto legato all'ambiente giovanile, ha sempre favorito iniziative per i giovani. Sì, è vero. Il gruppo giovani della parrocchia di Bagnara è sempre stato molto vivace e molto numeroso anche nella nostra diocesi. Ma io posso dirti che nel 2005 mi disse, prima di partire, vai perché il Papa ha qualcosa da dirti e in quello spazio lì potrai incontrare il Signore e iniziare anche a dare un senso a tutte queste domande che tu ti fai, ti poni. Quello era veramente un tempo di grandi domande, di grandi interrogativi, anche di forse anche di lotte interiori, anche di interrogativi nei confronti della Chiesa, che guardavo come un'istituzione anche un po' magari distante, austera, forse un po' severa. Mi chiedevo tante cose. Effettivamente già a Colonia arrivarono dei primi segni, dei primi segnali, e io dico sempre che è stata la mia esperienza butta dentro, perché in quella GMG io ho compreso invece come la Chiesa potesse essere uno spazio per me accogliente, potesse accogliermi come figlia e come figlia libera. Tra l'altro proprio quell'esperienza che tu hai vissuto da pellegrina, sì, e non da volontaria, sì, 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 quell'esperienza ha innescato un cambiamento, perché tu da quel momento in poi hai deciso di fare la volontaria. Quindi le altre GMG a cui hai partecipato, praticamente tutte tranne Panama e Sydney, sì, esatto, sono state per te occasione di donarsi, non solo come pellegrina, ma appunto come volontaria. Sì, non è stato, diciamo così, automatico subito dopo Colonia, però subito dopo Colonia sicuramente aver compreso che la Chiesa potesse essere uno spazio che poteva accogliermi in tutto il mio essere, anche tra i miei dubbi, le mie paure, le mie gioie, i miei dolori, anche, come dire, i miei pregi e i miei difetti di persona, questo percepirlo come uno spazio di libertà nel poter crescere in questo rapporto intimo con il Signore mi ha poi portato a ritornare già da Colonia
nella mia chiesa locale, appunto nella mia parrocchia Santa Maria XII Apostoli, a iniziare anche un servizio all'interno della parrocchia. Quindi ho iniziato poi il servizio educativo con i più piccoli, e mano a mano è cresciuto anche dentro di me questo desiderio di volermi mettere a servizio degli altri. E nel 2011, quando ci fu di nuovo la chiamata da parte di Benedetto XVI, allora Papa, a poter partecipare all'evento a Madrid, mi chiesi: ma forse in questo momento questo spazio mi chiama a volermi mettere a servizio degli altri giovani pellegrini, perché possa mettermi a servizio di chi come me in questo momento porta nel cuore domande importanti. Ascolta, c'è un po' una differenza tra le GMG organizzate durante il pontificato di Papa Benedetto e quelle organizzate invece durante il pontificato di Francesco? Allora, guarda, io come dico sempre, spesso quando ci penso, è chiaro che ogni papa, ogni pontefice ha un suo carisma specifico, ma questa è una cosa bella, perché è la bellezza proprio della Chiesa, è la bellezza di ciascuno potersi mettere a servizio e poter, come dire, scoprire la propria vocazione e farla fiorire nel proprio carisma specifico. Io personalmente ho ricordi sia delle GMG vissute con Papa Benedetto in alcuni gesti speciali, così come con Papa Francesco, però quello che posso dirti è che ad ogni partecipazione, ad ogni GMG, io ho sempre, come dire, mi sono sempre sentita accompagnata da Pietro. Cioè, posso dirti che alla GMG ti attende un Papa, ti attende Pietro. E quindi questa è la cosa fondamentale, sapersi custoditi paternamente da questa, diciamo, prospettiva, sotto questo punto di vista. Perché secondo me, almeno questa è la mia esperienza, ciò che è fiorito in me attraverso le giornate mondiali della gioventù è proprio l'amore per la Chiesa, cioè comprendere proprio la bellezza di una Chiesa che è uno spazio per i giovani, che non è un club specifico per le lobby o per alcuni gruppi specifici, ma è uno spazio che vuole accogliere tutti. E questo cioè, lo potrei vedere in questi giorni, tant'è che alle giornate mondiali della gioventù anche io, già da volontaria, sto avendo la possibilità di approcciarmi anche con ragazzi non credenti o con ragazzi che sono cristiani ma non sono cattolici. Cioè, è uno spazio veramente ecumenico da questo punto di vista, è uno spazio aperto a tutti. Questa secondo me è la grande ricchezza. Ascolta, torniamo alla tua esperienza di volontaria. Quindi questa è la quarta GMG da volontaria, la quinta in assoluto a cui partecipi. Ma esattamente cosa fanno i volontari alla GMG? Allora, un volontario alla Giornata Mondiale della Gioventù anzitutto deve avere la predisposizione al servizio, al sapere che partecipare come volontario non è un privilegio. Non è un avere uno spazio specifico, una vetrina dove mettersi in mostra, ma in realtà è proprio uno spazio per fare esperienza di dono e di decentramento, quindi veramente di servizio al pellegrino, per permettere al pellegrino di poter vivere bene questa esperienza sotto tanti punti di vista, perché la GMG comunque è faticosa sul piano del fisico, sul piano proprio della, cioè proprio anche della, cioè proprio della partecipazione all'evento. Ci sono tanti stimoli ricevuti, quindi è bene che un pellegrino possa avere veramente la serenità di poterlo affrontare, quindi dalle cose anche più semplici, logistiche, quindi dal ricevere anche informazioni corrette per evitare, insomma, anche di disperdersi in una città che non conosce, all'avere anche la comodità di poterla vivere, di poterla comprendere, di poterla comprendere anche nella sua narrazione. Ad esempio, sia oggi a Lisbona ma anche ieri a Cracovia, l'ho vissuta nella dimensione della comunicazione lavorando per il media center. Quindi mi occupo di comunicazione, e anche poterla narrare in un certo modo permette al pellegrino di poter conoscere il contesto nel quale è, e chi ci segue da casa anche a potersi fare contagiare da questo entusiasmo e a conoscere la Giornata Mondiale della Gioventù nella sua essenza vera. Ascolta, una delle cose che spesso vengono dette a proposito delle giornate mondiali della gioventù è che tutto sommato si tratta di un evento che inizia il lunedì e finisce la domenica, o magari martedì e finisce la domenica. C'è invece una preparazione dietro una GMG, cioè un percorso di preparazione di arrivo a ogni tappa di questo lungo viaggio delle giornate mondiali della gioventù. Dalla tua esperienza, come vengono preparate queste GMG? Certo, allora mi riallaccio a quello che mi chiedevi prima sull'essenza del volontariato. Il volontario è una persona che porta Cristo al pellegrino, quindi questa è proprio l'essenza poi del perché si sceglie di voler vivere la GMG da volontari.
Allora, quello che tu mi chiedi, io lo sento spesso, diciamo, raccontare, no? Il rischio effettivamente c'è, perché questo, diciamo, dipende sempre da come ci si approccia alla giornata, come ci si prepara alla giornata. Anche il pellegrino arriva alla giornata mondiale della gioventù, o dovrebbe arrivare, con un cammino di preparazione di almeno un anno, ed è un cammino che nelle diocesi viene offerto dai vari uffici di pastorale giovanile. Quindi, così come il cammino del pellegrino è preparato attraverso un percorso appunto specifico, spirituale, di ascolto della parola, di preparazione del cuore, a poter accogliere questa parola che il Signore vuole dirti. E quindi un cammino che ti permette di essere terreno, accogliente. Mi permetto di citare il Vangelo della domenica precedente, di ieri. Anche il comitato di organizzazione locale, il cosiddetto COL, che organizza la giornata mondiale della gioventù, segue un percorso che può essere triennale o biennale a seconda, insomma, della cadenza dell'evento. È un percorso che chiaramente prima di tutto è sostenuto nella preghiera, è sostenuto dalla chiesa locale, è sostenuto dalla chiesa. C'è un vescovo che incarica un comitato di organizzazione locale, che va a preparare poi tutto quello che è l'impianto, diciamo, della macchina organizzativa, dalla logistica alla comunicazione, alla catechesi, a tutto quello che può comporre un evento del genere, che ha diciamo dei momenti centrali di preghiera, dei momenti centrali di ascolto, dei momenti centrali di incontro con il Santo Padre, ma anche poi dei momenti, diciamo, molto più, diciamo, di incontro, di scambio, e secondo quella che è anche l'aspetto culturale della giornata mondiale, che molto fa, ti dirò poi dopo il perché. Ed è soprattutto un cammino che è sostenuto nella preghiera. Ieri ce lo dicevano al comitato di organizzazione locale: in questi 3 anni sono stati tanti momenti di preghiera davanti all'Eucaristia, davanti a Gesù Eucaristia. Quindi è un cammino che è sostenuto nella preghiera, perché possa essere innestato in Cristo. Quindi fondamentalmente, da quello che tu mi dici, non è solo un evento, quindi ci sono delle ricadute nelle vite delle persone che partecipano. Certamente. Alle GMG. Nella tua vita, perdonami se ti faccio questa domanda personale, però vogliamo far capire anche a chi ci ascolta. Quali sono queste ricadute. Nella tua vita cosa è cambiato grazie alla GMG? Guarda, questa è una domanda bellissima, che è veramente... Cioè, in questo momento potrebbe veramente lasciarmi recitare un Magnificat, e questo te lo dico veramente partecipando a quella che per me è la GMG di ringraziamento e lode. Io ho deciso di partecipare a quella di Lisbona proprio perché consapevole del fatto che in questo tempo di coronamento della mia giovinezza, perché insomma anche la giovinezza è un tempo bello, perché è un tempo anche limitato, nel senso... È un tempo che tu vivi, è un tempo fatto di tante cose, fatto di tante fatiche, di tanti entusiasmi, di tante cadute, di tanti momenti anche di risurrezione. Sicuramente per me è un tempo veramente di lode e ringraziamento, perché so quanto il Signore ha fatto di bello nella mia vita da giovane, e so quanto la Giornata Mondiale della Gioventù ha sicuramente segnato alcune tappe fondamentali di incontro e conversione continua. È chiaro che questa conversione poi è sempre alimentata nel ritorno a casa e nella relazione quotidiana con il Padre, e soprattutto nella consapevolezza che, perché la GMG non diventi solo un evento, ha bisogno di essere alimentata nel quotidiano, e quindi ha bisogno di essere sostenuta da persone adulte nella fede e da una direzione spirituale poi attenta e matura. Per me è stato il percorso che mi ha permesso di scoprirmi sicuramente figlia amata, anzitutto. Figlia amata, perdonata in molti, molti momenti del mio percorso, e soprattutto mi ha permesso anche di orientarmi verso la vera gioia, che è la vera gioia, e poi è il vivere quotidianamente la relazione con il Padre. E quindi adesso vivere una fede matura, che è affidarsi ogni giorno a questa relazione, e quindi dire: la mia vita è nelle mani tue, Signore, sono mani buone, e so che tutto quello che verrà sarà sicuramente affidato alla tua provvidenza. E quindi avere questo sempre slancio di speranza, e avere memoria di un passato che ho affidato sempre alla misericordia. Io penso che sia poi questo il frutto anche di questo percorso. Poi potrei raccontarti, cioè, avendone fatte già 4 e vivendo la 5ª,
potrei raccontarti tanto. Sicuramente c'è stata una Maria che è entrata in un'esperienza butta dentro a Colonia, dove quasi voleva stare fuori dalla chiesa perché non riusciva più a capirla, non riusciva più a starci dentro alcune domande. Una Maria che invece già a Colonia si era resa conto di come invece la chiesa era uno spazio accogliente che mi voleva figlia libera anche nelle mie domande, anche nella mia ricerca, che non mi avrebbe mai buttato fuori, ma in realtà mi voleva dentro e mi voleva dentro questo percorso. Allora, perdonami se faccio un attimo ancora una domanda personale, quindi volendo fare una sintesi. Sì. Visto che questa per te è la GMG della gratitudine, tra l'altro. Sì, 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 sì. È un momento importante, so che adesso ti sei trasferita a Torino da qualche anno, quindi non sei qui come diocesi di Reggio, ma come diocesi di Torino. Sì. Ecco, volendo fare una sintesi di questo percorso di 5 tappe di GMG della tua vita, qual è stata la scelta più importante che hai preso dopo una GMG? Guarda, posso dirti una cosa, alcuni si aspettano da queste domande che uno possa dirti... magari dopo ogni GMG hai, come dire, avuto lo slancio di fare scelte importanti di impulso, di rilancio. Posso dirti che così è stato dopo Colonia, perché c'è stata, diciamo, la voglia anche di, insomma, iniziare a interrogarmi realmente su quello che poteva essere un sogno che Dio aveva per me. Non più il mio sogno, ma ciò che Dio desiderava per me. E questo è stato già un primo impulso. A Madrid c'è stata la consapevolezza che vivere radicati nella fede potesse veramente, come dire, donarmi questa gioia nel quotidiano, che però non è quella felicità di cui tutti sentiamo parlare e quasi siamo schiavi, perché siamo sempre alla ricerca di quella felicità che è quasi entusiastica, no? Che deve proprio riempirci con questi sentimenti sempre così, non lo so, eccitanti, no? È una felicità che è diversa, è una gioia, che ha un gusto, oggi ha il gusto veramente di Dio. Potrei dirti che però, ad esempio, dopo Rio, che io racconto sempre un po' come il mio Tabor, no? Dove io ho vissuto veramente quasi un'esperienza di trasfigurazione, al ritorno sono stata un po' come quei discepoli che in realtà ha fatto una domanda diversa, no? Dico sempre, forse sono scesa dall'altra parte del monte, quindi ho dovuto fare un po' un giro largo, perché lì paradossalmente io decisi di fermarmi da alcune cose e rimisi in discussione un po' tutta la mia vita. Quindi adesso questo lo dico sempre... è la mia esperienza, mi si stemba agli studi universitari, iniziai a fare altre scelte anche magari anche di vita quotidiana diverse, anche di visioni anche un po' diverse, di attenzione anche un po' diverse, feci servizio civile in Caritas diocesana, però diciamo, in quel momento mi fermai perché avevo proprio bisogno di comprendere realmente quanto di vero ci fosse nella mia vita e quanto invece era tutto legato anche a forse a desideri un po' indotti. Ecco, quindi a volte, cioè, da una GMG puoi ritornare con lo slancio riprenderti la vita in mano e viverla con un certo entusiasmo, un certo protagonismo giovanile di cui la Chiesa ha bisogno, io lo dico sempre. Cioè, deve esserci questa, come dire, questo anche mandato, però puoi anche tornare con un fare più maturo a volerti anche lasciare seguire diversamente. Quindi dopo Rio, anche dopo aver potuto fare un'esperienza di incontro e confronto con l'allora Cardinal Bagnasco, decisi di prendere in mano la mia vita e anche il mio percorso di fede in maniera molto più matura e mi affidai a una direzione spirituale diversa. Quindi questo sicuramente è importante. Quindi sostanzialmente possiamo dire che una delle scelte che le GMG ti hanno aiutato a maturare è stata quella di una scelta di una direzione spirituale. Sì, però anche del comprendere che forse alcune scelte che avevo fatto non erano sicuramente scelte mie, ma erano magari scelte che erano state indotte un po' dall'ambiente, un sogno che magari non era mio, non era stato magari messo a discernimento con il Signore, ma era stato magari un po' più una scelta dettata dall'ambiente circostante, quello che si aspettavano i miei da me, mio padre mi voleva avvocato, mia madre insegnante, e io a un certo punto in realtà proprio a Rio de Janeiro ebbi anche un attimo di... sulla spiaggia di Copacabana, quella che fu una mia prima profezia, di quello che poi si è realizzato adesso a distanza di 10 anni, per questo ti dico, questo è uno spazio di lode e ringraziamento, perché io mi dissi, ma attraverso i miei studi vorrei in realtà mettermi a servizio dei più poveri. Io oggi lavoro nel campo dell'inclusione sociale, mi occupo di persone fragili, di persone che vanno reinserite all'interno della società, anche su progetti che sono anche molto delicati e complessi.
Ma in tutto questo c'è stato dentro un percorso, c'è stata Cracovia subito dopo il servizio civile in Caritas diocesana con i poveri, c'è stata la possibilità di affidare un mio sogno a Cracovia, che è poi stata un'impresa familiare che ancora portiamo avanti. Io dico sempre, per chi viene nel nostro spazio nota sempre un quadro della Madonna di Cesnokova, e qualcuno molte volte mi dice: ma chi è l'architetto che te lo ha consigliato? Ho detto no, non c'è un architetto, l'ho acquistato io, perché in quei giorni può sembrare strano, tu dici ma vai alla GMG, affidi il tuo lavoro alla Madonna. Sì, lo puoi fare, perché mi vengono in mente le parole del Beato Pier Giorgio Frassetti, che peraltro è un santo di riferimento della Giornata Mondiale della Gioventù, che diceva sempre: se Dio avrai per centro, allora arriverai lontano. Io gli affidai questo progetto nuovo, mio e della mia famiglia, e lo sento come un progetto anche quello affidato, tant'è che il nome peraltro è un ristorante, ne ebbe ispirazione al ritorno da questa Giornata Mondiale della Gioventù, dove Papa Francesco disse, ci invitò a fare memoria del passato, e per farlo a poter parlare con gli anziani, con i nonni, e se i nonni sono in cielo parlate con gli anziani. Allora da qui nacque tutto un confronto a casa. E questo te lo racconto per dirti come le scelte poi più quotidiane possano essere innestate in un'esperienza grande come questa. Scelte che non ti aspetteresti. Non vogliamo rubarti altro tempo, anzi io ti ringrazio per averci dedicato questa mattinata, per aver condiviso con noi la tua vita, più che il tuo servizio e basta. L'ultima cosa che vogliamo dire però è quello che sta accadendo adesso a Lisbona, perché siamo ancora in una fase di vigilia. Siamo adesso a Plaza do Commercio, dove ci sono già allestiti 3 maxi schermi. Questa piazza, che è la piazza iconica di Lisbona, non è una piazza abbastanza grande per ospitare un incontro vero e proprio della GMG. Ci saranno però degli eventi un po'... Sì, diciamo che la città in questo momento ha predisposto degli spazi diversi, sia per gli eventi di apertura con il Papa e con il Vescovo di Lisbona, ma sia anche, diciamo, il campo che poi ospiterà la veglia e la Santa Messa di mandato. C'è molta trepidazione, si sente già, i pellegrini stanno già arrivando, la città si sta colorando. Peraltro in questi giorni i pellegrini hanno vissuto i giorni nelle diocesi, e posso assicurarti, da persona che ha seguito e segue la comunicazione ufficiale, che vediamo veramente video, foto, testimonianze davvero molto 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 entusiasmanti, che ci fanno proprio vedere la bellezza di questa chiesa che riesce ad abbracciarsi. Perché, caro Don Davide, la cosa bella di una GMG è che ha una narrazione molto bella, perché, e questa fu il primo impatto che io ebbi a 17 anni, ti fa veramente percepire che la chiesa non è quello spazio all'ombra del tuo campanile, ma è una chiesa veramente grande, universale, che accoglie tutti. E la cosa anche bella della Giornata Mondiale della Gioventù è che ti permette di stare dentro questo anche, probabilmente anche movimento culturale, perché poi la bellezza di averne vissute anche 5 ti permette anche di guardare come la religione, che ha a che fare con il sentire, ha questa bellezza di un mondo che sente diversamente, perché ha le sue tradizioni e la sua cultura, però crede in un unico Dio. Questa è una cosa molto molto bella, andare veramente in luoghi e guardare come gli altri celebrano, quanto questa differenza non è un modo per creare delle cesure, delle divisioni, delle separazioni, ma è una differenza che invece è qualcosa che è comunione, paradossalmente. Questo sì. Come tu mi dicevi, sì, ci stiamo preparando ad accogliere tantissimi pellegrini, veramente ci sono veramente numeri importanti a questa GMG europea, ci saranno migliaia di pellegrini italiani, so che siamo oltre i 40.000, mi sembra, come numero, addirittura italiani, già è ancora cresciuto in queste ultime però settimane. Mi dicevi che nella sala stampa ci sono 4.000 giornalisti accreditati. Sì, ma anche noi, diciamo, in comitato di organizzazione locale abbiamo tanti giovani che in questo momento si stanno spendendo dalla creazione di contenuti al management dei social media. 4.000 giornalisti è un numero impressionante. Infatti il Media Center che avete allestito è già di per sé un evento. Sì, è vero. È veramente considerevole lo sforzo che avete fatto. Bene, nel mosaico di queste esperienze locali diocesane c'è anche quella della Calabria. Oggi, 31 luglio,
I pellegrini calabresi sono a Loyola, 31 luglio che è il giorno di Sant'Ignazio di Loyola. La nostra delegazione di pellegrini, guidata da Monsignor Attilio Nostro, il vescovo di Mileto Nicosia Trofea, delegato per la pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Calabra, la nostra delegazione è proprio lì a vivere una giornata intensa di spiritualità. Oggi ci sarà un'altra puntata di Good Morning in Lisbona con il messaggio di Monsignor Attilio, e vi consiglio anche di seguire le storie Instagram su Avvenire di Calabria, dove stiamo pubblicando più volte al giorno le testimonianze dei ragazzi calabresi che stanno vivendo la GMG. Grazie Maria. Grazie Don Davide. Anche se adesso sei nella diocesi di Torino, non dimenticare. Assolutamente no, assolutamente no. Le tue radici. Tu sai che io molte volte quando mi sento con altri amici sacerdoti, in questo tempo, diciamo, ho sicuramente, insomma, vissuto e continuo a vivere un rapporto di amicizia. C'è sempre una preghiera per ogni giovane in ricerca, perché sai, adesso che anche in questa GMG io sono tra i più grandi, ed è un'esperienza anche veramente di servizio e di amore per le nuove generazioni, perché poi a questo serve farsi adulti e adulti nella fede. Ho sempre uno spazio privilegiato per la nostra diocesi Regina Bovese e per tutti i giovani della nostra diocesi, e mi auguro che, insomma, i ragazzi che parteciperanno a questa giornata mondiale della gioventù possano fare veramente un'esperienza di incontro privilegiato e di conversione bella, perché veramente la vita in Cristo vale la pena di essere vissuta, e la vita in Cristo ha un gusto nuovo e un gusto bello. Grazie Maria, è stato bello raccontare questo angolo di Calabria a Lisbona, spero sia stato interessante per voi ascoltarci, ci risentiamo alla prossima puntata di Good Morning Lisbona, ciao a tutti! Ciao!